Tribune elettorali del sito di Firenze.it, riprendo dal Caffè Donini di Piazza della Repubblica. Abbiamo una candidata donna per l'Italia dei Valori, Laura Romanelli, candidata per il Consiglio Comunale e per il Consiglio di Quartiere 5, che è la zona di Novoli. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno. Siamo qua a voi. Appunto a parlare di Firenze, di quelle che sono le idee per cambiarla o comunque per ridare sempre maggiore slancio alla nostra città. Qual è il suo programma? Quali sono i suoi impegni? Perché ha scelto di dare il suo contributo per la città? Allora, buongiorno, mi presento, Laura Romanelli, sono candidata a un DDV perché ne condivido l'impegno, sono una madre divorziata e due figli adolescenti, sono un medico pubblico e lavoro all'interno appunto dell'INAIL. La mia idea per Firenze si lega al fatto che Firenze non è più solo una città, è un'area metropolitana, per cui la vedo integrata all'interno di un contesto ben più ampio rispetto a quello limitato delle mura della città. La vedo integrarsi con altre città periferiche ben importanti in questo momento come Prato e Firenze, per cui vorrei una migliore viabilità per la città e una migliore integrazione attraverso la viabilità su rotaie, quindi una tranvia efficace, attraverso parcheggi scambiatori e attraverso una viabilità pubblica su strada che consenta a noi cittadini di lasciare le auto a casa e di muoversi con mezzi alternativi, pubblici in particolare. Vedrei potenziare il car sharing e il bike sharing, vorrei che si cercasse di limitare proprio il traffico urbano e l'uso delle macchine private perché stiamo morendo di smog in questa città. Firenze è una città che ha un patrimonio artistico importantissimo e questo patrimonio artistico deve diventare il motore economico della nostra città, per cui mi piacerebbe che si facesse un centro integrato per il turismo. Penso ad esempio all'ex Tribunale di Firenze, dove potremmo fare in modo che l'Associazione degli Albergatori, insieme al Comune di Firenze, insieme all'Associazione per le Guide Turistiche e il turismo vero e proprio fatto delle persone che vengono a visitare la nostra città, trovassero un punto di riferimento nel centro storico attraverso cui facilitare l'accesso ai nostri musei, alle nostre piazze, alle nostre strutture più belle, biglietti per musei calmierati, a misura soprattutto di chi turismo lo deve fare ma non deve essere strozzato nelle morsa dei soldi, dei biglietti a caro prezzo. Vedo che a Londra appunto i musei principali sono gratuiti, però questi musei non muoiono, quindi si può fare una politica migliore per il turismo locale e nazionale. Poi sono integrata appunto nel mondo sociale, mi occupo di disabilità, di persone con handicap, di persone che hanno dei limiti forti e vivono dei disagi quotidiani. Quindi vorrei che la solidarietà diventasse un punto fermo nel Comune di Firenze, a questo credo fermamente, faccio parte di diverse onlus nazionali e locali, sia culturali sia di impegno, Umana People to People, la Fondazione Maier, l'Associazione Helios, l'Associazione Jasi. Ecco, si può fare della solidarietà un punto di forza attraverso una integrazione tra l'assessorato alle politiche sociali e le onlus locali e nazionali. E appunto le associazioni di volontariato, integrandole tra di loro e creando dei punti di riferimento, dei punti di appoggio in cui le persone possono direttamente venire a chiedere quali sono i propri diritti ed avere delle risposte concrete. Io che mi occupo di invalidità civile, di invalidità sul lavoro, di invalidità pensionabile, di handicap, spesso le persone non hanno contezza dei propri diritti e questi diritti vanno salvaguardati. Poi cultura. Cultura è essenziale, dalla cultura si fanno cittadini migliori, si fanno giovani migliori, la cultura costa, ma la cultura poi alla lunga paga, quindi dovremmo veramente aprire le piazze, aprire i nostri centri pubblici, aprire i quartieri a mostre, ad eventi, non solo nell'estate ma sempre, integrarle con le scuole di quartiere e con le scuole statali, perché si integrino con le biblioteche locali, si integrino con i centri di formazione, consentano alle scuole di fare dei progetti e di finanziarli attraverso cui i ragazzi possano impegnarsi poi nella formazione professionale. Questo è un punto importante e nodale. Mi piacerebbe anche si lavorasse sul lavoro delle persone che in questo momento si trovano o cassa integrata o mobilità o con assegni di indennità di disoccupazione. Queste persone sono forze lavoro che possono essere utilizzate e non lasciate a casa a far nulla. Hanno intenzione di lavorare all'interno della nostra città. Allora con progetti sulle politiche sociali possiamo reintegrarli, possiamo utilizzarli e non lasciarli a casa.
insomma le idee sono tante. Firenze è una città che deve vivere, che deve potenziarsi, che deve avere rispetto di sé. Io sono un semplice cittadino, lavoro, non ho scelto di fare politica per mestiere ma per passione, semplicemente questo. Fittante ha avuto il pregio e il piacere di conoscermi, mi ha scelto, lo ringrazio di questo lo voglio dire pubblicamente, a tutti i cittadini di Firenze, una persona che ha lavorato e ha dato molto per Firenze. Consigliere comunale importante. Importante, Giovanni è una persona capace, spero che la nostra città lo ripaghi votandolo alle europee insieme a Ignazio Messina. Scusate, me ne sono permessa, ma lo conosco personalmente, è di grande valore. Io mi sono permesso invece di non interromperla, perché le sue idee sono estremamente chiare, sono molto precise, puntuali, un'idea chiarissima di quello che deve essere lo sviluppo della città. Come facciamo a votare Laura Romanelli al Comune di Firenze domenica prossima? Allora, se volete votare Laura Romanelli al quartiere 5 di Firenze, sulla scheda verde scrivete Romanelli accanto al simbolo dell'IDV. Per il Consiglio Comunale stessa cosa, scheda blu, simbolo IDV, croce sopra, accanto scrivete Romanelli Laura. Il voto andrà anche a Dario Nardella. A Dario Nardella, candidato sindaco, con cui condividiamo il programma. Persona comunque di grande valore e di grande impegno per la nostra città. Grazie. Grazie a voi di avermi dato questa opportunità.